3, 2, 1, gnocchi alla romana. Ciao Cassione, vai. Ciao e bentornati nella mia cucina. Oh, voilà. Allora, facciamo, oggi vogliamo fare un classicone della cucina italiana. Vogliamo fare i gnocchi alla romana. Voilà, romana. Allora, ricetta, l'ha imparata persino la voce fuori campo, vero voce fuori campo? Sì. Anche lei ha imparato, è stata, sì, ha imparato lei. Allora, per questa ricetta, ingredienti. Semolino, vendono i sacchetti così da 250 o da mezzo chilo. Sono fatti apposta perché con 250 grammi fate un litro di latte. Quindi un litro di latte, un sacchetto da 250 grammi di semolino, 60 grammi di burro, un po' di noce moscata, grana e tre tuorli. Signore, 5 ingredienti, 6 e passiamo all'operazione cottura. Vai! Allora, primo step, mettiamo il latte sul fuoco col sale, il burro e gli mettiamo anche la noce moscata, se la troviamo. Vai! Allora, il latte sta per bollire. Adesso spostiamolo dal fuoco. Con una frusta apriamo il nostro semolino e aggiungiamo a pioggia, così, come si dice, così, a tempesta, il nostro semolino. Così. Rimettiamo la nostra pentola sul fuoco. Dobbiamo farlo bollire 2 minuti in modo che si rapprende. Otterremo una specie di polenta. Eccolo qua, ci siamo. Allora, adesso la polenta, chiamiamola, si stacca dal fondo della pentola. Vuol dire che è pronta, si è adessata al punto giusto, che è proprio dura. Adesso la mettiamo a raffreddare, aspettiamo un attimo, quando si è raffreddata, poi gli aggiungiamo il grana, le uova e la mettiamo in forno. Cioè, è proprio una semplicità quasi imbarazzante. Vai! Allora, eccoci qua. Allora, la nostra, chiamiamola polenta, si è raffreddata. O quantomeno, perché non possiamo mettere subito, perché dobbiamo aspettare che si raffredda un po', altrimenti cuociamo le uova. Mettiamo dentro il nostro grana, eccolo qua, vai, e noi mettiamo dentro 3 tuorli. La. Tieni la pentola, oh. Con l'aiuto di Marco, ve lo mando, mescolate l'impasto, però attenzione, ogni volta che fate un impasto, adesso non lo dite alla voce fuori campo, che abbiamo 2 mestoli. Abbiamo 2 mestoli. Usate un mestolo più robusto, tipo questo. Tu, com'è Marco? Duro? Duro. Ok, va bene, comunque. Quanti anni aveva quel mestolo? Una vita. Ma lo sentivo che il cibo era gonfia. La incorporate bene le uova. Eccola. Il sale che ho messo, io ne ho messo 11 grammi, grana non l'ho pesato, puoi andare a voce fuori Marco, grazie. Poi, col mestolo rotto, pulite il mestolo che non si è rotto. Porca miseria, si è rotto il mestolo. Questa non ci voleva. Allora, a sto punto, la forma dei gnocchi alla romana sarebbero dei dischi alti, dischi così, fatti col... Ipotesi, un copa pasta, stendiamo l'impasto, lo tagliamo alto un centimetro e mezzo e lo mettiamo giù. Ma è al lavoro, che sporca, che rompe, mamma mia che palle. Invece abbiamo un sistema molto più, come posso dire, pratico. Usiamo un contenitore per l'acqua, una impallinatrice per gelato, bagniamo, hop, e mettiamo giù. Volendo sarebbe un po' da infarinare, no, imburrare la placca. Io non la imburro. Tu la imburri, voce fuori campo, quando li fai? No. E anch'io. Là. Otterremo delle sfere, le potete chiamare invece che gnocchi romana, sfere alla romana. Chiamateli come volete, ma il risultato è sempre quello. E qua. Qua. E andiamo a continuare fino a
finire tutto l'impasto, lo mettiamo in placca. Vai. Allora, una volta fatti, ho impiegato 2 minuti, prendete un altro po' di grana e lo aggiungete per sopra, così, a gratinare. Parlavo con la voce fuori campo e dicevamo appunto che gli ho insegnato io. Questo è il modo più, diciamo, gentile di servirlo. Però volendo, le potete mettere anche steso completamente in una placca e dopo lo tagliate a pezzi. Potreste anche tagliare proprio col copapasta a quadrati. Il modo più rapido di farlo è quello. Allora, adesso passiamo in forno e prepariamo una piccola salsetta da abbinare, così mettiamo un po' di sughetto. Vai. Allora, siccome no, aia, non ce l'abbiamo, battuto la testa sulla cappa, vogliamo abbinare un po' di salsetta, come dire, salsiva. Vediamo sto pomodoro. Beh, secondo me non abbiamo il butti. Così. Facciamo un leggero pomodoro, ma lo faccio intanto che è dentro in forno, tanto noi abbiamo messo i gnocchi in forno così. En passant. Aspetta. Li abbiamo messi dentro a 250 gradi a gratinare. Qua li facciamo andare e loro si cuociono. Ci potrebbe stare anche un po' di scalogno qua, ma io non ci voglio metterlo. Li ho messo dentro un po' di uno spicchio d'aglio. Qua abbiamo un po' di cipolla essiccata, che se no gli mettete un po' di quella fresca. Se volete mettere un po' di sedano, carote, cipolla, quello che volete potete metterlo. Nessuno, sì, ma mi tocca tritarla, non ho voglia. E poi non ho tempo. Io gli metto un po' di origano, eccolo qua. Se avessimo un po' di basilico lo mettiamo, ma non ce l'abbiamo. Facciamo proprio un pomodoro leggero, un po' di pepe. Oh, sta salsa la sto facendo intanto che i gnocchi sono dentro, non è che mi sto inventando qua. Allora, abbiamo un po' di sale dell'Himalaya, glielo aggiungiamo qua, voilà. Intanto che lui sobbolle, aspettiamo che i gnocchi siano pronti e poi li serviamo. Vai, non importa. Signori, signori, ecco qua. Abbiamo fatto il nostro piatto. Abbiamo messo la nostra salsa di pomodoro, i nostri gnocchi alla romana che li abbiamo pronti e li abbiamo fatti. Signori, una bontà. Se vi avvicinate, sentirete anche quest'oggi il profumo. Buonissimo. Adesso ho questi qua che devo dargli a mangiare. Per noi l'abbiamo fatto, gli altri si arrangiano. Questa è la nostra ricetta. Gnocca romana. Signori, 3 consigli anche oggi. Numero 1, iscrivetevi al canale. Numero 2, se vi piace mettete like, altrimenti lasciate stare. E numero 3, ricordate, siamo ciò che mangiamo. Ciao!